La rigenerazione è molto importante, che nella mia vita passata non ho fatto tanta e adesso sono un po' più furba, un po' più intelligente secondo me, e ho forse anche il coraggio di ascoltare molto meglio il mio corpo, che è molto importante. Sì, può essere di tutto e di più. O uno può leggere un libro o semplicemente sdraiarsi da qualche parte. Nel Covid ho scoperto che con poco io posso anche fare qualcosa per le altre persone, e per questo poi ho anche deciso di fare questo tour per l'Italia per trovare tutta questa gente. E adesso ho fatto anche partecipe tante persone nel mio tour, scalando con me, andare con me in montagna. Quindi era una cosa molto anomala per me finora, però ho scoperto che mi regala un sacco di emozioni bellissime. Nuove dimensioni sicuramente è sempre un cambiamento in una vita, no? E il cambiamento vuole sempre dire, o quasi sempre, anche di un po' di sofferenza. Io ho vissuto tutto il periodo Covid un po' come questo cambiamento, era per me molto difficile, ma secondo me il periodo più importante della mia vita. E quindi si può sempre entrare in una nuova dimensione, perché non sempre rimaniamo quelli che siamo, no? Ogni tanto cambiamo valori, cambiamo il punto di vista.